Come si concilia in Europa e nel mondo la libertà di stampa, la libertà di satira con la libertà di culto in questo caso? Noi diciamo con fermezza due frasi, sia alla libertà di espressioni ma no alla libertà di insultare e provocare. Noi siamo a favore delle politiche di accoglienza, delle politiche di accettazione, del dialogo interculturale, interreligioso. Sposiamo tutto quello che sta dicendo Papa Francesco, ma non permetteremo a nessun politico di giocare sulla nostra pelle, di giocare sulla pelle degli immigrati e sui musulmani. Io sono una donna musulmana, non porto gli hijab, ma non per questo non posso praticare la mia. Io sono musulmana, faccio le mie 5 preghiere al giorno e cerco di farli fare anche ai miei figli. Ho tantissime amiche che sono sposate con ragazzi italiani e lei continua a praticare la sua religione e lui la sua, perché cioè, il nostro Dio è uno, o lo si chiami Allah o lo si chiami Dio, e Dio è uno. Ma per mia scelta, perché l'Islam è anche questo, non è quello che ci vogliono far capire loro, questi dell'ISIS, questi integralisti. L'Islam è una libera scelta, io non ti obbligo a portare il velo, a portare il burqa, perché l'Islam non lo dice. L'Islam dice la donna non deve essere volgare, basta, punto. La libertà, la mia libertà finisce quando inizia quella degli altri. Tutti noi che ci troviamo in questo paese, la maggior parte sono scappati dai loro paesi di origine per la libertà di espressione. Quindi non troverai mai nessuno immigrato, che sia musulmano o non musulmano, contro la libertà di espressione. Ma ci sono dei limiti. In questo caso torno io alle parole sante del Papa Francesco. Non bisogna offendere la religione degli altri. Addirittura lui parlava soltanto di sua madre. Chi insulta sua madre viene picchiato. Immagine che viene insultato uno che rappresenta 1,5 miliardi. A parte il lavoro di intelligence che il governo ha cominciato, potrebbe profilarsi, rispetto anche al discorso del presidente americano questa notte, un altro intervento militare dell'Europa nella zona calda medio orientale? Infatti penso che adesso se deve fare l'intervento è obbligatorio, perché abbiamo fatto interventi negli ultimi anni sbagliati. Abbiamo destabilizzato tutto il Maghreb, abbiamo destabilizzato un pezzo del Medio Oriente con la Siria, con l'Iraq e il Mali, che abbiamo lasciato proprio il Mali, è stato un paese per un anno e mezzo alla mano di tutti i terroristi. E adesso penso che sono le Nazioni Unite che devono fare l'intervento. Quindi lei pensa che sia necessario un intervento in Iraq, in Siria, dove è l'ISIS? Sì, sì, si deve intervenire perché c'è delle popolazioni che sono massacrate e lì è la responsabilità delle Nazioni Unite. Dobbiamo portare la pace in questi paesi, mettere la forza internazionale. E adesso non c'è più da perdere tempo, ci dobbiamo andare. Dobbiamo rimettere la discussione con la Russia, che la Russia è un grande paese, non va messa così da parte, e la vogliamo far passare che la Russia è il paese dei vigliacchi, degli estremisti, delle cose. No, la Russia è un grande paese, che abbiamo bisogno della Russia e della Cina per fare questo intervento tutti insieme.